Buongiorno a Maria Grazia Amati, siamo qui per il suo libro Il bello della vita, una pur breve raccolta di poesie e partiamo dall'elemento primo, com'è che è nata questa serie di poesie, questa raccolta di poesie, questa sillosa. Qual è il pretesto? Beh, diciamo che non è una domanda facilissima per quanto mi riguarda, perché già quando il primo libro che ho scritto, che era un libro di fiabe, come dire, questo modo della scrittura, che prima era la fiaba e adesso è la poesia, si presenta in un modo che oserei dire inconscio proprio, nel senso che non c'è una decisione, cioè non è che io avessi deciso scrivo fiabe o adesso io abbia deciso di scrivere poesie. Potrei dirlo, anche se sembra banale, che ho iniziato a leggere poesie proprio con una voglia di poesia, no? Come uno può avere voglia di mangiare una torta al cioccolato, io mi alzavo la mattina e c'era proprio questa voglia di poesia, no? E quindi ho iniziato a fare una ricerca, a leggere poeti, soprattutto italiani, Pascoli, D'Annunzio, e poi seguendo soprattutto un'antologia che cito anche nel libro, in cui si partiva, diciamo, dalla fine 800 e poi si faceva una panoramica sui poeti del 900. Poi, diciamo, a seguito di questa panoramica ho portato avanti degli approfondimenti e ho scoperto testi che lì non erano citati, cioè la ricerca poi ha galoppato, no? E in contemporanea a questa ricerca ho cominciato a scrivere, no? Dall'appunto all'haiku, all'aforisma, e a mano sono, diciamo, per usare una metafora culinaria, sono lievitate queste poesie, no? Ma è stato proprio un processo di cui non mi potrei dire padrona, ecco, no? È stata quasi un essere portata, no, lungo questa strada senza capirne le ragioni, però con una, come se fosse veramente una questione di verità e come se fosse l'unico mezzo. Dopodiché, diciamo che questo libro raccoglie questioni, diciamo, che mi sono care da anni, insomma, no? E che sono, che però, diciamo, nel giardino umbro, vorrei dire così, hanno trovato un terreno, una materia, no? Che mi ha consentito la scrittura. Diciamo, le questioni sono le mie questioni, che da sempre ho cercato di elaborare, eccetera. Hanno trovato, nel particolare dispositivo che ho trovato qua in Umbria, non sia di vita, dispositivo di vita, hanno trovato questa scrittura poetica che, diciamo, non posso dire di padroneggiare, no? Diciamo, non ne sono l'autrice, però è qualcosa che, insomma, come dire, che mi travalica effettivamente, ecco, un po' questa. Sì, c'è una particolarità che c'era già nelle fiabe, che ho avuto la chance di leggere, ed è la leggerezza, perché anche la fiaba, diciamo, rispetto al romanzo, sembra perlomeno più leggera, poi richiede laboratorio impegnativo comunque. Ma questa leggerezza c'è, io l'ho trovata, no? Ho scritto qualcosa su queste poesie, e c'è nelle poesie. È una leggerezza differente adesso, nel senso che forse prima era
il mezzo che era leggero, e qui hai la poesia che potrebbe, forse per la materia di alcune questioni che ti poni da sempre, potrebbe essere, come dire, affrontata, come ho accennato, con armi pesanti. Si potrebbe andare con macchinari filosofici, teologici incontro a queste questioni, e c'è chi fa così, e invece, ed è il bello, beh, il titolo, no, è Il bello della vita, e anche il bello di queste poesie, ci sono sì questioni che potrebbero essere dei macigni, delle montagne, e ritratti con una leggerezza che è inaudita, che è incredibile. Non è data, appunto, non è padroneggiabile, però puoi dire qualcosa Questa intorno a questa modalità? è la leggerezza che c'è nel giardino. Ecco, è una cosa forse non facile da dire, ma questa venuta in Umbria, per quanto mi riguarda, diciamo, questa esaltazione del paesaggio, questa esaltazione della casa nel giardino, che può sembrare una questione facile, non so, di naturalismo, eccetera, eccetera. Invece è effettivamente una questione di scrittura, no? Cioè, in questo giardino, che ovviamente non è rappresentabile, non è il giardino intorno alla casa, no, non è la campagna umbra, no? Non è rappresentabile, ma che però, diciamo, questo giardino ti dà gli elementi di un giardino, eterno, di un giardino nella sua astrazione anche, no? Allora, in questo giardino si tratta della leggerezza, no? In questo giardino dove il tempo tu non lo governi, no? Dove il tempo può portare a una bella conclusione le cose, oppure no? Cioè, diciamo, dove tu ti trovi tratto, no? Da queste questioni che possono sembrare, che saranno anche naturali, no? Però insegnano qualcosa rispetto alla logica, no? Allora, io, diciamo, l'Umbria mi ha regalato questo giardino, no? Questo terreno che fiorisce, che produce, quasi, diciamo, involontariamente, no? Che produce secondo modalità che tu, diciamo, non puoi governare, no? Non puoi prevedere. Questo giardino in cui le cose sembra che muoiono, ma poi di fatto non muoiono, no? Questo giardino per cui tu sei obbligato a stare alle stagioni, no? Quindi dove non tutto è sempre accessibile, non tutto è consumabile. Questa, insomma, in questo giardino le cose non sono polemiche, le cose trovano questa leggerezza che tu segnali, ecco, in questo libro. Se c'è la poesia, stavo guardando alcune poesie. C'è la poesia L'istante, istante, Ecco. a pagina 29, che ha questo ritornello, no? Voglio vivere nel giardino l'istante. E appunto del fiore giallo che fiorisce a primavera senza perché. Cioè, questo, diciamo, questo senza perché è importante, no? Cioè le ragioni di questa fioritura nessun botanico potrà mai spiegarle, nessuno psicologo potrà mai spiegarle. Spudorato nell'aria incerta. Voglio vivere nel giardino l'istante, perché l'istante è essenziale nel giardino, no? È l'istante in cui un seme trova il terreno e quindi fiorisce e produce, o è l'istante in cui la pioggia porta il seme lontano e niente si produrrà per quella volta, no?
Infatti dico, voglio vivere nel giardino restante del seme pellegrino che trova giaciglio nell'improbabile fessura fra pietre dove dorme la lucertola e produce nell'istante irripetibile, no? Allora, appunto, questo istante è decisivo, ma non c'è un soggetto di questa decisione, no? La constati verificando i risultati, no? E quindi diciamo tutto più o meno, no, le pagine di questo libro verificano la vita nel giardino, no? Nel giardino, se vogliamo dire. È un giardino anche che ovviamente biologico, botanico, eccetera, no? Però è un giardino soprattutto senza soggetto, senza governatori del tempo, delle cose, senza chi possa decidere di sé o dell'altro. Insomma, ecco. Questa è un po' la questione. Avrei potuto chiamarlo il giardino della scrittura, per dire, no? Se, ecco. Il bello della vita è un presidio che io cerco di difendere, no? Anche con armi pesanti, come dici tu, anche se non sembra. No, allora, faccio per dire così l'esempio delle armi pesanti, ma che qui sono leggerissime. Nei primi quattro versi, è la poesia di pagina 45, all'amico. Io talvolta scrivo che ciascun caso è il mio caso, quindi mi sento preso di mira, ma ciascun amico può sentirsi preso di mira, e forse anche questo amico è un altro amico. Vengo a questa leggerezza, la leggo per questo. Anche se in chiusura c'è qualcosa di quel che dici, con la chiusura di niente soggetto, ma vengo ai quattro versi e li leggo gentilmente. All'amico, sei polemista e questo mi rattrista. La polemica, sai, porta solo guai. A dieta ti terrei, per il tuo bene, direi, l'essere e il tu non mangeresti più. Allora, intanto c'è una rima antica che oggi, come dire, sembrerebbe facilissima da leggere come ripetizione, attenersi, e invece è, come dire, la modalità di caricare, chiamiamola così, l'arma pesante e leggera, perché il missile leggerissimo che parte è l'essere, non arrivo neanche al tu, che è un altro capitolo difficilissimo, ma l'essere. Cioè, io ho letto 3.000 libri sull'essere, ma forse anche di più. E qua l'essere non mangeresti più. È questa che io chiamo leggerezza. Cioè, c'è una, per dire così, e anche senza per dire così, c'è una bibliografia sull'essere ormai, che è una montagna, più Millenaria, sì. o meno sacra, ma è una montagna immensa, no? È il discorso filosofico in tutte le sue salse, e qui no, non mangeresti più, come dire, l'hai anche mangiato sino adesso. Sì, perché questo amico in questa polemica, diciamo, questo amico cosa dice? Io sono. Tu sei, no? Io sono, tu sei. E quindi si nutre di questo essere, si ontologizza sempre più, no? E quindi si appesantisce, non riesce più a muoversi, eccetera, eccetera, no? E quindi per stare nella polemica ci vuole l'essere, no? E quindi se io non sono, già la polemica non si sostiene più, no?
E quindi, come dire, la polemica, diciamo, ricade poi, per quanto possa essere una tecnica per sconfiggere l'altro, poi ricade su sé, no? Chiaramente, come tutto, insomma. Torna e chi mangia l'essere è divorato dall'essere poi, un Eh sì, po' così. infatti. Ma quindi anche la cucina, diciamo che ho esplorato in questa terra umbra anche per via di questo B&B, no? Che mi portava C'è molta soprattutto. cucina in queste poesie, se posso Eh dire. sì. E comunque anche la cucina, diciamo, bisognava per me che anche la cucina trovasse la sua linguistica, no? Così come appunto la casa e il giardino, no? E così anche come c'è la cucina, ma per dire c'è anche lo stomaco, no? Ci sono, diciamo, le varie questioni sono situate, si ritrovano poeticamente in questo giardino, ecco. Leggere, non più pesanti, digeribili, oserei dire, no? È un libro sulla digeribilità, diciamo. Allora, possiamo concludere ti chiedo una lettura di una poesia dal titolo equivocante, Natura morta, perché poi è tutt'altro che morta dentro. Sì. Pagina 75, è proprio c'è anche una divisione, diciamo, in capitoletti, non capitoli, e questa è scrittura, cucina, proprio Sì. Sì. intorno alla. L'ho chiamata Natura Morta un po' in parodia Sì. dell'arte, no? Che chiama Natura Morta queste composizioni con frutti, eccetera, eccetera. Allora. Scrivo l'arancione dei cachi, maturati nel cesto al sole della veranda, e delle cotogne il profumo di cassetti ordinati con la biancheria invernale. L'albero lascia i frutti senza angustia, anche alla cornacchia, che è immortalo, artigliata sulle spalle del mitico Oreste. Respiro le parole che conservo nei barattoli di vetro, fra le albicocche e le zucchine estive, parole gustose di aceto e di zucchero, parole autunnali su righe di foglie ingiallite. Quando è ora, buttano gemme, parole che lasciano i frutti quando è tempo. Molto bella, e nessuno sa quando è tempo. Ma questo il giardino te lo insegna? No, te lo insegna questo quando è tempo non puoi segnarlo sul calendario, no? Perché c'è quell'anno che l'albicocco ti porta tanti frutti che i cesti non bastano, e c'è quell'anno che non arriva neppure un frutto, no? E quindi quali siano le ragioni, le circostanze. L'importante è che si vada all'anno successivo, no? Che ancora l'albero venga curato, venga fertilizzato, vengano fatte le potature, eccetera. No? E questa è la lezione, no? Il frutto. Il frutto arriva, diciamo, ma non sai quando, non sai come. E la tua opera non può mai smettere, ma non puoi dire che il frutto dipende strettamente dalla tua opera, ecco. Insomma. E sì, richiederebbe sì, è un lavoro di scrittura riprendere moltissime di queste questioni che nel libro sono, come dire, e allora la scrittura in prosa, diciamo, quella che
che borda questa passeggiata leggera che non è una passeggiata facile, non è alla portata dell'uomo, come se fosse qualcosa che si può fare, no? Che si potesse dare, riprendere quel linguaggio. Non c'è ricetta di questa poesia. Vero, sì. Bene, ci salutiamo qui. Io ringrazio anche da parte degli spettatori di Liberi.tv che ospita generosamente questi interventi e ci diamo appuntamento per altre poesie, per altre scritture, per altri giardini. Sì, io Grazie. ringrazio te e ringrazio anch'io Liberi TV di quest'opera che fa di diffusione delle pubblicazioni, è molto importante. E grazie anche a te, soprattutto Giancarlo, Grazie. ricercatore indomito. Grazie. Grazie mille, ciao ciao.